non so dire se era bello o brutto, sicuramente non c'era prima. Perché questo pezzo non è di Sun Ryan. Non siamo in università. L'ho fatto io adesso, però imitandone lo stile, diciamo. Non perderei tempo a studiare una cosa del genere. Per cosa perdi tempo? A fare di peggio. Cose peggiori. Perché non sarebbe perdere tempo a studiare qualsiasi cosa. Certo questo. Che lo studio va bene in sé, anche se una cosa è brutta, però è brutta, è difficile, perché se ce l'ha consegnata la storia, comunque guarda caso poi alla fine è difficile che sia brutta, ma in realtà è lo studiare che ha senso. Quindi ecco. È un buon concetto da non mettere. Sì, il concetto è questo, per me. E poi è stanca, amore, la musica che stanca. La musica è veramente stancante, la dice. Anche perché più sai, più hai la possibilità, per fortuna, di essere libero. Di non sapere. No, di essere libero, no? Cioè nel senso. Non è vero. No, abbastanza. Penso che Alberoni sa molte cose, ma non è libero. No, più sai. Oh, Alberoni. Non c'entra niente col discorso. Cioè non è un atto teatrale. È proprio un rigurgito. Sto soffocando, sai, sei anche più preparato, anche più disinvolto a partire dal pratico. Sì, però ecco, come non dire. Sei così abbastanza. Io non so cosa sono. Almeno così. Soprattutto chi sono? Quante volte appari così? Un fiorino. Io non so assolutamente più, va bene, ok? Cioè, io non riesco più, soprattutto. A mantenere dritto. Ma perché devi mantenere? Perché? Perché sì, perché se no dici scusa, cioè ma cos'è? Stai delirando? No, in effetti no, perché sto filo è dritto perché sempre storto e quindi io esercito, come dire, quello che. Questo mi piace. È un suono. E questo mi piace perché molto. Il suono lo distrae. Lo suono lo distrae. Com'è diverso da noi. È un cane, vero? No, cane. L'abbiamo messo adesso camminano sul. C'è un cagnolino che cammina sul. Ma dove l'avete messo? No. Ma no, per favore, non l'avete trattato male. No, per carità. Però il suono, vedete, il suono. Non si fanno operazioni con i cani. Il suono è l'unica cosa che lo distrae. Cioè possiamo anche. È molto annoiato a volte, però il suono. Io non sono annoiato. E soprattutto non parlare di me come se non ci fossi. No. Sto scherzando, dai. Stiamo scherzando. Continuiamo, infatti, no, perché mi preoccupo. No, però il suono è una cosa, cioè, il suono è una cosa che ti distrae. Ma era lavata, cioè. Poi lì, ed è anche pitturata per farla luce. Però sarà una bella pina, una mela avvelenata, come Biancaneve. Oh, qui voglio arrivare. Morale. Allora la morale. Biancaneve. Una fiaba tragica. No, è una fiaba molto bella. Perché Biancaneve si salva e va con il principe azzurro in cielo, con i cavalli alati, il principe azzurro. Ma perché fa quello? Come mai riesce a farlo? Perché mangia la mela fondamentalmente, no? Quindi a differenza di Adamo ed Eva. Già, bravo. Cioè Eva mangia la mela e arriva al serpente. Ed Eva porta il peccato. Porta il peccato. La stronza. Porca Eva. No. Eva, e però in realtà anche lei, cioè voglio dire, siamo qua forse anche per questa metafora, no? Che c'è questa storiellina, se uno ci crede, che è cattolico, cristiano, grazie anche a loro, soprattutto grazie ad Adamo ed Eva. Ma invece, a me che interessano storie più concrete, Biancaneve è libera e salva perché mangia la mela. Poverina la regina. La regina non è cattiva. La regina semplicemente è colei che salva Biancaneve. Nessuno è consapevole di questo, né i nani, né Biancaneve, tantomeno quel coglione del principe azzurro. Perché Biancaneve, facciamo così, raccontiamo bene la storia. Biancaneve era bella. Non era colpa sua, ovviamente, perché era bella. La regina però anche lei era bella e si è sentita minata nella bellezza. Cos'è? Semplicemente stava invecchiando, era gelosa e invidiosa. Cosa che tutti noi proviamo e sappiamo cos'è, l'invidia e la gelosia. Ovviamente ha provato un sentimento di. Voleva in qualche modo avere lei la bellezza di Biancaneve, no?
allora forse questo, lei era magica, la regina, era una maga, era diciamo pure una strega, la magia nera, ma poi così nera non è, perché ha fatto una pozione, si è trasformata in una brutta vecchia, ha rinunciato alla sua bellezza innanzitutto, perché non è vero che poi Biancaneve, lo specchio, chissà se lo specchio era sincero o era soltanto la paura della regina di invecchiare. Lo stesso, tanto questo specchio era la sua paura, specchio delle mie brame. Chi è la più bella del reame? È Biancaneve. Sono io invece. Ti devi accettare. Non puoi costruirti lo specchio, perché lo specchio ti dice che lei è più bella. Allora la regina, che semplicemente è una donna depressa che andava portata dallo psicologo, ha fatto la mela. Con la mela però la regina gli ha costruito la storia a Biancaneve, cioè gli ha dato la possibilità innanzitutto di scappare finalmente da quel pacco di castello. Poi in secondo luogo l'ha messa nelle mani dei nani, che allora sono gli artisti, e i nani l'hanno fatta divertire di brutto, perché Biancaneve, guarda caso, la prima cosa nel letto, prima cosa che finisce nel letto dei nani, nel letto dei nani loro arrivano, i nani, comunque c'è un animale, adesso sì, un animale, chi è? Hanno paura prima di tutto, ovviamente, ma loro sanno benissimo che questa qui è il loro oggetto del desiderio, cioè loro lì impazziscono, anche perché i nani sono veramente, diciamo, ecco, un po' perversi, sono un po' curiosi, ci stanno in questa casa, non puliscono mai, arriva Biancaneve, pulisce, piano, loro sono zozzissimi, però suonano, hanno il pianoforte, hanno loro, gli fanno delle feste a Biancaneve, forse i nani sono proprio lo scrittore, sono quelli che guardano la storia, e tra i nani ce n'è uno che non è d'accordo con loro, è l'unico che gli dice: ma sta Biancaneve, ma che cazzo volete che sia, dai, non è, beh, è Brontolo è